Buongiorno, allora come vedete le more stanno iniziando a fiorire, questi sono dei fiori chiusi mentre qui qualcuno è già aperto e la cosa da fare è quella di andare a tagliare tutta questa erba qua che come vedete ha altri fiori e va a distrarre le api, quindi adesso taglierò l'erba in mezzo ai filari in modo tale che le api si concentrino poi sulla fioritura delle more, così davvero un'ottima produzione anche quest'anno. Qui potete notare i fiori un po' rovinati dalla pioggia, ma l'intensa attività che le api stanno svolgendo per impollinare le more. Grazie care api per questo vostro preziosissimo lavoro. Ecco come tenere il frutteto, quindi quando le piante vanno in fioritura, queste qui sono piante di mora, abbiamo detto, quando queste sono in fioritura è bene andare a sfalciare tutta l'erba e passare poi eventualmente a mano a tirar via i fiori che potrebbero andare a distrarre le api, tipo queste, e così le api appunto possono girare liberamente sui nostri fiori senza distrazioni. In questo modo favoriamo l'impollinazione del frutteto. Inoltre è anche importante tenere bassa l'erba in un frutteto, in particolare di piccoli frutti, perché la Drosophila Suzuki, che è un moscerino che va a danneggiare tutti i piccoli frutti, trova il suo habitat ideale nei luoghi umidi. Di conseguenza, con tutte le piogge di questi tempi, tenere l'erba alta nel frutteto vuol dire invitare a nozze, insomma, la Drosophila Suzuki, e quindi poi rischiamo di avere dei problemi su quelle che sono poi i nostri raccolti che andremo a fare nei prossimi mesi. Quindi vi saluto, da me e Ape è tutto. Ciao!